Ci troviamo a Teggiano, in località Pantano, per raccontare l'ultima, diciamo, evoluzione della storia di Gaia, una storia di questa cagnolina sfortunata che è stata presa a fucilate a Sala Consilina, era incinta di 8 cuccioli, è stata salvata dall'OIPA, è stata portata dalla veterinaria Doris Saluzzi, sono nati 8 cuccioli. Poi però purtroppo questi 8 cuccioli sono morti, però la storia di Gaia continua e Gaia oggi abbiamo una bella notizia perché Gaia ha trovato casa. Allora Mimmo, come mai hai deciso di adottare Gaia? Ho seguito la storia perché io sono già un animalista abbastanza attivo, ho un piccolo, diciamo, chiamiamolo recinto, rifugio per i cagnolini, i randaggi, infatti avevo già collaborato con l'associazione OIPA, ho visto la storia di Gaia, la stavo seguendo, poi a un certo punto ho voluto andare a vederla, dopo che erano purtroppo morti tutti i cuccioli eccetera eccetera. Quando l'ho vista nella gabbia ho visto le condizioni, tra l'altro, perché poveretta stando ferma si sono create delle brutte piaghe. Cos'è successo? Ho detto un attimo solo, vado a chiedere alla mia signora, giustamente essendo che lei quella che si occupa di più dei cagnolini, diciamo, in condizioni peggiori, ho preferito venire a chiedere, lei non ha detto sì, basta, fatto. E così ho portato Gaia a casa, abbiamo portato Gaia a casa. Quali sono le condizioni di Gaia adesso? So che anche oggi c'è stata un'ulteriore visita. Le condizioni di Gaia sono queste, è reattiva nei muscoli, nella parte posteriore, si spera, adesso ancora non abbiamo la certezza, quindi lasciamo la speranza, si spera che possa recuperare qualcosa. Le piaghe da decubito le ha pulite, il veterinario le ha sistemate, adesso dobbiamo portarci avanti con una cura fin quando non si chiuderanno totalmente del tutto. E per quello, diciamo, che abbiamo risolto. È molto tranquilla, è buona, sì, è un pochino impaurita, però diciamo che tutto sommato le condizioni, mangia, beve, cerchiamo di farla girare un pochino anche se è abbastanza pesantuccia, cerchiamo di farla girare in modo che non si atrofizzino anche le gambe anteriori e per il resto l'abbiamo in casa direttamente, ho ricavato uno spazio, siccome io ho dei cani in un piccolo recinto esterno e entrano in casa in una stanza di 32 metri quadri, ho ricavato un recinto, diciamo, un apposito spazio per lei e un altro cagnolino poveretto che è messo malissimo. Io sono contentissima di essere qui oggi perché Domenico, detto Mimmo per gli amici, e Romina hanno fatto per me il vero miracolo. Siamo certi che questi signori speciali, questi angeli, noi spesso li chiamiamo angeli blu, noi come OIPA, chi salva in primis questi cani, faranno di meglio per portarla alla normalità. Non nascondo che io e la mia socia Maria Antonietta Di Gregorio, che abbiamo aperto la sede a Sala, abbiamo voluto onorarli concedendo loro la tessera di soci benemeriti. Noi stiamo organizzando manifestazioni importanti il 7 aprile, in piazza Umberto I, quindi una manifestazione con un corteo che arriverà fino alla piazzetta di Sant'Antonio. L'intento di questa manifestazione innanzitutto è insieme per Gaia, cioè perché vogliamo che non accadano più queste atrocità verso gli animali. Mimmo, cosa pensi di questi atti che a partire da Gaia e quindi il fatto che le hanno sparato mentre era incinta, ma anche gli avvelenamenti recenti, ne sentiamo molti nel Vallo di Diano, cosa pensi tu? Se devo esprimere il mio pensiero sicuramente mi metterà in censura, quindi è meglio che mi limito leggermente un pochino, dico stiamo buoni. Non posso dire quello che penso, comunque l'unico augurio che gli posso fare in tutta sincerità è che il giorno più felice per loro possa essere quello del loro funerale.